Lasagna alla bolognese, un po' a modo mio. Vediamo subito gli ingredienti. Del ragù alla bolognese, della besciamella, del parmigiano grattugiato, delle sfoglie verdi di lasagna che ho già fatte io personalmente io e scamorzone, perché non è mozzarella del morindo sangue. Vedete tutto già pronto, perché in realtà ho già girato i video delle tagliatelle col ragù alla bolognese di Bruno Barbieri. Con lo stesso impasto realizzeremo le sfoglie, la besciamella pure la trovate già pronta, oltre naturalmente a trovare le nostre lasagne classiche della tradizione. Lessiamo subito la sfoglia, l'ho fatta asciugare qualche ora, poche alla volta. Riscotto giusto un minuto. La sfoglia la faccio sempre un po' più spessa. Assembliamo la lasagna, lasagnera, un po' vecchiotto, un po' datata, ma in ottimo stato di conservazione come a me. Io non l'ho imburrata, non credo sia necessario. Faccio un primo strato di besciamella, qualche cucchiaio. Qualche cucchiaio, speriamo che non mi alluccati, che dici di che ha già fatto buono sto ragù. Perché io mi vado a leggere i commenti e quindi mi influenzate, perché voi del nord dite io ci avrei messo più sugo. Questo non è bolognese, ma è sugo cacao. Pure tenete ragione, ma pure noi siamo malati di sugo. Ho trovato più difficile da stendere la lasagna verde, infatti vedete tutte diverse. Altra besciamella. E questa è l'aggiunta nostrana, vedete? Abbondante spolverata di parmigiano. Componiamo allo stesso modo tutti gli strati.
Ho fatto una lasagna di tutto rispetto, pensavo che veniva più piccola. Ero scettica. L'ultimo strato unisco il ragù alla besciamella. Si può fare anche dall'inizio, non come ho fatto io che ho lasciato separati i due ingredienti. Vedete voi, insomma. Esteticamente forse è più bello se si lasciano separati. Parmigiano, ho fatto un'aggiunta perché mi è mancato. Pesantuccio, eh? Passiamo in forno già caldo a 180 gradi. Mezz'ora, 40 minuti, sentiamo il profumo quando è cotta. Si è staccato un pezzo di cornicione. Doveva raffermarsi un altro po'. Sono brava, lo so. Grazie, grazie. Grazie che me lo dite sempre, però effettivamente ci ho fatto una buona lasagna. Buona. Vabbè, se la provate fatemi sapere.